Un caccia militare nigeriano bombarda per errore un campo profughi nel nord-est del paese, facendo decine di vittime tra sfollati e operatori umanitari. In base alle prime stime di ufficiali governativi e soccorritori, i morti potrebbero addirittura superare il centinaio. Almeno 120 i feriti contati da Medici Senza Frontiere. Con una missione praticamente senza precedenti, l'esercito nigeriano ha riconosciuto l'errore e spiegato che l'obiettivo del raid erano postazioni di Boko Haram. Sfortunatamente il bombardamento ha avuto luogo, ha confermato un responsabile regionale, e a risultare colpiti sono stati dei civili che si trovavano nei dintorni. Questi sono i risultati della nebbia di guerra. È deplorevole ed è per questo che questa guerra deve finire. Il caccia che ha bombardato il campo profughi di Iran era in missione nello stato del Borno, roccaforte di Boko Haram, nel nord-est del paese. Ancora incerte le cause dell'errore. La Croce Rossa Internazionale ha fatto sapere che nell'attacco 6 dei suoi operatori sono morti e 13 sono rimasti feriti.